edizione di Stadio News Studio Marco Gullà. Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, Maurizio Zamperini è tornato a parlare. Per i netti ritorna con più esperienza, ha detto Zamperini, sicuramente un punto di riferimento per me. Mi aspetto un campionato diverso da quello passato. Mercato, le notizie verranno fuori più avanti perché al momento il mercato è davvero paralizzato. In effetti girano pochi quattrini, sarà un mercato arido senza colpi clamorosi, fatto di scambi e con proprietà. Il Palermo proverà a decollare nei prossimi giorni, ma per adesso ha l'obiettivo di cedere Silvestre per poi reinvestire il denaro. La prossima settimana l'Inter formalizzerà un'offerta ufficiale, ma il club nell'azzurro non vorrebbe sborsare più di 6 milioni di euro. Il Palermo invece ne chiede ben 8. Insomma, tra tira e molla, alla fine l'affare dovrebbe andare in porto. Federico Balzaretti continua ad essere al centro dei discorsi di mercato del Palermo. Oltre alla Milan, infatti, c'è il forte interesse della Lazio, che mette il laterale rosanero in pole position per la fascia sinistra. Lotito offrirebbe 2 milioni di euro, mentre Zamparini ne chiede almeno 3. Hernandez è un ragazzo molto promettente, è stato molto sfortunato, ha subito parecchi infortuni, lo ha detto Vincenzo Di Polito, procuratore dell'attaccante del Palermo, Abel Hernandez. Sono sicuro che farà vedere il suo valore, infatti Zamparini per il futuro del Palermo conta molto su di lui, resterà sicuramente rossanero, poi il prossimo anno si vedrà. Mercato, Giorgio Perinetta ha in agenda alcuni incontri per il fronte entrate. Innanzitutto si cercherà di arrivare all'accordo con il Chievo per Michael Bradley. Tra domanda e offerta non c'è un gran distacco, quindi la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Si parlerà anche di Kurtic. Sempre questa settimana si cercherà di definire con il Novale il riscatto di Uicani e Morganella, ma al Palermo piacerebbe anche Marco Rigoni. Se ne è parlato nell'incontro di qualche giorno fa. L'attaccante non vuole restare assolutamente in B, ma sulle sue tracce c'è anche il Genoa, rosanero, comunque in vantaggio. Prosegue il pressing del Palermo per il calciatore del Siena, Giorgi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sanino infatti vorrebbe avere con sé il duttile centrocampista che ha iniziato la stagione a Novara e l'ha conclusa proprio in Toscana. Qualora i bianconeri dovessero riscattare il giocatore dalla compagine piemontese, potrebbero poi girarlo ai siciliani. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.